Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video. Allora, oggi cosa facciamo? Vi faccio il test map, la presentazione della Chiarello Farm V2, che vi avevo detto un po' di tempo fa che avrei fatto la presentazione all'uscita della V2. Allora, intanto rimetto gli audio. Ciao Micio! Ok, Micio salutato, possiamo cominciare. Vi dico già che ci sono stati un po' di cambiamenti. Fatemi abbassare il tempo che adesso non serve più. Ci sono stati un po' di cambiamenti visivi e non. Poi vedrete tutto quanto. Tutto quello che è cambiato. Allora, tanto vabbè, partiamo da qua. Vi faccio vedere velocemente le cose che sono rimaste uguali. E mi soffermo un po' di più sui cambiamenti. Vabbè, qua il nostro solito silos. Qua c'è lo scarico, qua è il carico. Qua altri silos che sono per, adesso non mi ricordo più quale è uno, quale è l'altro, però sono semi fertilizzanti e fertilizzante liquido, che qui andate a scaricare su questo qua grosso, e sempre col tasto R, quindi quello per riempire, per ricaricare la seminatrice o così, che ho visto già che alcuni non riuscivano a farlo. E da questi trigger più piccoli, c'è anche il pig food, dimenticavo, stoccaggio anche del pig food. E da questi trigger piccoli qua si ricarica. Potete andare col rimorchio, potete andare con la benna, non lo so, con la benna non lo so, non ho provato. Penso di sì, non lo so. Poi abbiamo qua questa torre blu che è l'acqua, ce lo dice anche se il punto di domanda che ce lo dice, deposito acqua. Abbiamo un'idropolitrice, qua abbiamo la stalla delle vacche. Andiamo dentro, vediamo, qua si dà da mangiare, vedete qua compare il letame, è stata sistemata la cosa del letame che compariva solo un mucchio enorme qua, invece adesso compare un po' sparso qua dentro e dovete venire a raccoglierlo. Qua sono tutte le nostre vacche, qua si dà l'acqua. L'acqua, qua c'è il cancello se volete entrare. Qui c'è la ricarica del liquame e qua il latte, perché c'è la vendita manuale del latte ma c'era già prima, quindi non è un cambiamento. Qua, teoria boh. Vabbè, sempre lì qua, ma anche lì uno dei due è quello giusto, l'altro è finto. Qua ci sono i mangiatoi principali, vedete lo sporco si forma qua dentro. Quindi voi entrate, si può entrare da lì, entrate dentro di qua riuscite a passarci, un po', non è comodissimo, ma si riesce a entrare. Qua abbiamo un po' di capannoni, un po' così, che c'è l'officina anche qua dentro, adesso vedete. Vedete qua c'è l'officina. Poi qui abbiamo i pigs, i maiali, che vedete si sporca qua dentro per pulire. Qua ci sono tutte le mangiatoie, qua c'è l'acqua, qua c'è il liquame e qua c'è il letame. Semplice. Qua abbiamo le nostre solite tre trincee. Qua è cambiata una cosa, non ve ne accorgerete voi, ma il vostro computer se ne accorge, perché sono state rimosse un po' di collision e quindi si è abbassato un po' il peso grafico, diciamo. Quindi per chi ha un computer non troppo potente, lagherà un po' di meno in questa zona. Qua ci sono le pecore. Qua si formano i pallet. Dovete sempre toglierli in tempo perché non è che ce ne stanno 10.000. Però, beh, ve ne accorgete che è pieno, lo spostate, non lo lasciate lì. Qua ci va l'erba, qua ci va l'acqua e via così. Bene, allora, restando sempre in zona, vi faccio vedere che a differenza della V1 ci sono già dei campi all'inizio, non più solo l'89 che è il mega campo d'erba, ma vengono dati all'inizio anche il campo 2 che è questo qua e il campo 5 che è questo qua. Ok, vi vengono dati già erpicati, dovete seminare, è qua rimasto indietro qualcosina, vabbè, permetti creazione campi e via, si risolve tutto. Poi vediamo. Visto che siamo qua vicino, andiamo a Cascina Pavonara, che vediamo un po'. Sembra che non ci siano grossi cambiamenti. Almeno visivi, no. No, se non sbaglio non ci sono cambiamenti. A parte qua, il punto vendita che è stato abbellito un po', è stato aggiunto questa tettoia al punto di scarico con questi silos. Più che altro è una cosa per è stata abbellita un po', diciamo. Poi
Andiamo, andiamo, andiamo. Dove? Qua c'è la vendita dell'atem come prima. Qui c'è cascina d'osso. Che vedete, è stata sistemata un po', perché prima c'erano dei muri qua che non dovevano esserci, che venivano fuori di qua e qua in fondo, sono stati tolti, che davano solo fastidio, poi era brutto da vedere perché erano due muri uno dentro l'altro e sono stati rimossi quelli doppi. Vedete, sono stati un po' rifatti questi edifici, un po' risistemati, un po' belliti, diciamo, cioè un po' belliti, migliorati un po' come texture e tutto. Sistemata questa coclea che fluttuava praticamente. Beh, ci sono i pannelli solari qua, non mi ricordo se c'erano anche prima. Qua c'è il punto vendita, lo scarico praticamente, punto vendita, che è stato solo abbellito, è stata aggiunta sempre questa tettoia col silos. E basta. Qua la nostra solita foresta. Ah, dimenticavo. Qua dietro c'è sempre la vendita del letame. Infatti c'è il punto di domanda che ve lo dice. Vendita letame. Il letame, vi faccio vedere, si può vendere in due posti, se non ricordo male. Sì, in teoria sì. Dov'è? Qua. No, in tre addirittura. Ah, tre, perché sono due biogas. Quindi si vende qui, cascina d'osso 2, che è questo. E hai due biogas, che è uno con due digestori, quindi ve ne da due, ma è sempre un biogas solo. Poi andiamo avanti. Qua abbiamo cascina secondina. Qua dentro, come vedete, c'è un altro scarico, sempre la stessa storia degli altri, è stato abbellito con tettoie e silos, un po' più bello da vedere, diciamo. E basta. Qua adesso cambia qualcosa. Qua adesso c'è la porta aperta qua perché ah ok sono stati messi qua i trigger per lo scarico degli animali quelli singoli che dovrebbero essere in stalla adesso non mi ricordo perché sono stati messi lì va bene qua c'è quelli per comprarli quindi andate qua li caricate tutti ma potete comprarli direttamente che tanto è uguale poi qua dietro c'è la vendita di paglia e le balle, tutte quelle robe di paglia, fieno, balle di paglia, balle di fieno e bla bla bla, quello che è. Tutta quella roba lì. E basta. Poi, andiamo a vedere, il biogas è rimasto quasi lo stesso. Sono cambiate le trincee perché avevano qualche problemino. Che altro problema di collisione, l'insilato scappava fuori. Con queste non c'è più quel problema. Anzi, adesso ce n'è anche una in più. Sono più piccole, ma ce n'è una in più. Quindi praticamente la quantità che ci sta più o meno è la stessa. I nostri due digestori ci sono con le nostre due vasche per il digestato e via così. Andiamo un attimo a cascina boschetta, poi andiamo agli ultimi punti che non sono segnati sulla mappa perché secondo Farming sono talmente in alto, talmente vicino al bordo che non li segna perché Farming crede che siano fuori mappa, ma non sono fuori mappa. Allora. Qua come prima c'era la vendita del legno. Qua abbiamo la Compost Master che adesso fatemi vedere un attimo. Ok, i display adesso funzionano. Quindi funziona, prima funzionava tutto tranne i display, adesso funzionano anche i display. Qua c'è la solita vendita abbellita un po'. Qua dovremmo avere ricarica di semifertilizzante. Non so se funziona finto, non ho guardato. Qua c'è anche il gasolio da ricaricare. Qua abbiamo, questo qua non è una vendita, ma è un secondo silos. Quindi è stato fatto perché? Perché se siete a trebbiare campi in questa zona, quindi in alto, per non farvi fare 200 milioni di chilometri per arrivare alla farm principale e scaricare, potete scaricarlo qua. Quindi avete silos anche qua, è un secondo silos. Mentre qua c'è la fabbrica per il riso secco. È cambiata da prima. Non sono beh, non sono stati sistemati i pallet, ma è cambiata proprio, cambiato il tutto. Qua si butta sempre il riso. Qua si butta il gasolio. Qua dietro vi potete caricare col rimorchio il riso essiccato. Semplice, non c'è più il bancale, ma è esposto e potete andare a vendere. Dove si va a vendere? Andiamo di qua, che è il punto che vi dicevo. Allora, questo è il biogas. Andate avanti, andate avanti, andate avanti, andate avanti, andate avanti. Ancora tante macchine, tante, 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 tante macchine. Ciao, Fendino. Guarda che bello, Fendino. Allora, andate a venderlo qua, alla fabbrica Riso Scotti. Olè.
Guardate che bello. Andiamo dal dottor Scotti. Qua si scarica, qua c'è la vendita del riso. Vi faccio anche vedere, vedete, riso Scotti. E non lo pagano neanche male, devo dire. Un buon prezzo. Ah, è stata abbassata un pochino la produzione perché in effetti il riso produceva un pochino troppo nell'avuno e quindi è stato ridotto un po'. Altra cosa aggiunta, qua adesso c'è lo shop, Terre d'Acqua Macchine, eccolo qua, con tutti i brand che vedete qua, bla bla bla, tutte queste cose qua. Lo shop è come quello che c'era nella Sudnovca, vabbè, qua c'è il trigger per comprare, qua c'è la vendita oppure quello per configurare i mezzi, via, spawnano qua e così. Ah, a proposito di questo, non vi ho fatto vedere, è cambiato il punto di ripristino, è sempre in farm, ma solo spostato. Invece che dove era prima, dove c'è il recinto dei cavalli che sono finti, è dove comparivano i mezzi comprati prima. È solo stato spostato, ma vabbè, lo trovate, è sempre lì vicino. In teoria non ci sono altre cose da far vedere, no, anzi, però cose da dire ci sono. Allora, sono stati risolti un po' di problemi. Sono stati risolti i problemi che potevano esserci con gli alberi usando la season, perché ad alcuni so che ha dato problemi perché vedevano gli alberi che ogni tanto diventavano neri, che davano errore di rendering e diventavano neri, non caricava bene la texture, solo con la season questo. Intanto torno a casa, così chiudiamo lì. Anzi, vi faccio anche vedere dov'è la zona che vi dicevo, però tanto penso che abbiate capito. Sono stati risolti queste cose. È stata risolto il problema della chop and stroke che si formava un po' sì, un po' no. Adesso si forma per bene come si deve. Ecco, il punto che vi dicevo è qua, quindi qua i mezzi ripristinati. Altra cosa, è stato risolto il conflitto con il DLC Straw Harvest, quindi adesso non va più in crash se usate la Season Mode più il DLC Cron, diciamo, quello della paglia, che dava sto problema solo usando il DLC e la season insieme. Non lo dà più, oppure con la CCM. Anzi, la CCM non ne sono sicuro al 100%. Quindi, piuttosto provate prima. Non ne sono sicuro al 100% della CCM. Quindi, io ve lo dico, però penso di sì. Penso che sia risolto anche quello. Penso che sia tutto. Sicuramente adesso ho dimenticato qualcosa, ma non mi viene in mente. Fatemi pensare. No, mi sembra di no. No, niente. E bene, allora ragazzi, io vi ho fatto questa presentazione, diciamo, veloce, vi ho fatto vedere più che altro i cambiamenti. E l'avete visto, non è tanto complicato, è grande. Ragazzi, è grande, però è anche bella, cioè una bella mappa, realistica perché comunque riproduce una zona reale, è proprio la zona qua dove esiste realmente la cascina Chiarello e tutte le altre cascine che sono in questa mappa, esistono realmente nella zona di, anzi se vedete c'è in giro anche un cartello qua che ve lo dice. Quindi se vedete anche da Google Maps o Google Earth, cercate questo posto, vedete che la zona dei dintorni bene o male assomiglia a questa. Quindi è stato fatto anche un gran lavoro dal Tidia Team per il 15 e poi beh, sbaffola con la convertita e gli ho dato una mano per quello che potevo fare e via. Basta, sì, niente. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi invito a scaricarla, vi lascio il link in descrizione della pagina Facebook del Tidia Team dove troverete il link per scaricarla. Ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video, a una prossima live. Ciao a tutti!